Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogmas! Allora, stamattina per colazione ho voluto provare, siccome da una vita che ce l'ho lì, magari se li facciamo andare meglio, questo qui della Foodspring, questo shake al gusto mandorla e cioccolato bianco. Io non lo uso come dicono loro perché dietro c'è scritto che è un sostituto del pasto, ma io mi rifiuto completamente di usarlo così, quindi me lo sono preparato per colazione per darmi energia per la giornata. E adesso lo assaggio, poi vi dico com'è di gusto, se è buono oppure no. Non è una collaborazione, li ho pagati io. L'unica cosa che mi ha regalato Foodspring e che lo regala a tutti è la borraccia per preparare gli shake. Se ordinate gli shake, vi regalano la borraccia. Però non è una collaborazione, questi shake li ho pagati io tanto tempo fa. E niente, quindi adesso provo ad assaggiarlo e poi vi dirò come. Allora, l'ho assaggiato e il gusto non è male. Si sente più la mandorla che il cioccolato bianco, però non è affatto male. E niente, è abbastanza Allora, buono. sempre per la mia trasparenza, allora, non è male il gusto, a me non piace perché è troppo dolce e infatti l'ha bevuto tutto quanto Maurizio. Ecco, per Maurizio che lavora fuori e tante volte, sì, papà, e tante volte non ha tempo magari di fermarsi per mangiare, questa potrebbe essere un'idea. Portarsi dietro la bustina, tanto va preparato con l'acqua e prepararselo per portarselo per mangiare, no? Ecco, nel suo caso, come sostituto del pasto potrebbe andare bene, ma non per dimagrire, solamente per essere agevolato nel consumo del pasto, perché comunque non potendosi fermare, mangiare cose che comunque hanno bisogno di un pochettino di attenzione potrebbe essere pericoloso. Invece questo qui, una volta che tu l'hai preparato, puoi camminare tranquillamente, tanto si beve e quindi ho tantissimi gusti, sono tutti senza glutine. Infatti gliel'ho detto, ci sono due shaker e te li puoi portare tranquillamente, te li puoi prendere, tanto a me non sono troppo dolci, a me non piacciono. Comunque le ho prese da Foodspring. Una cosa con cui mi sono trovata bene da prendere su Foodspring è il burro di arachidi. Quello lì, se cercate cioè un burro d'arachidi normale, però ve lo consiglio perché è veramente buono quello di Foodspring. Comunque adesso vado a due lavori, vado a sistemare due cose che poi io e Sabrina dobbiamo uscire. Adesso apriamo la casellina numero 20 di The Gusta Box. È questa, no? Giusto? Sì, è Sì. quella, E è quella. troviamo dei dolcetti al cioccolato della marca Corsini. Biscotti con ripieno al cioccolato. Bene. E adesso apriamo la casellina numero 20 di Giada, Sabrina, Sissi e Gabriele. Vediamo un po' cosa trovano al Mi numero si sta 20. spacciando il cazzo. Si è spacciato, però 20 è questo qui. Al 20 Sabrina ha trovato questi orecchini con i brillantini, mentre invece Giada ha trovato questo portachiavi a farfallina. Con dentro degli altri glitter a forma di Farfallina. farfallina. E invece Gabriele ha trovato questo creeper temperino, Bello. molto molto carino. Poi questo qui è plastica dura, questa che c'è intorno, e quindi il temperino, basta amore adesso, e quindi il temperino da qui non può assolutamente uscire. Beh, si può staccare. Come fa a staccarsi? È dentro. Tirando. No, no, non riesce ad uscire questo qua. 19. Insomma, Per forza E sta. in Revolution abbiamo trovato questo. Sabrina dice che è un blush. Andiamo a leggere. Ha ragione Sabrina! È una truccatrice. È una makeup artist, Sabrina. È un Non so, io non l'ho mai usato il blush. Dove si mette il blush? Fatecelo sapere nei commenti. Perché io non ho idea sulle guance, ma
Non troppo, sennò poi diventi tipo Heidi. Un po' sulle guance, un po' qua. Capisco, ok. Voi usate il blush? Fatecelo sapere nei commenti. Adesso apriamo il 20 di Elvis. Vai Pia, apri su. Va bene. Gabriele, lasciala stare. Dai Pia, apri. Cosa hai trovato? Me lo fai vedere? Qui. Winnie Pooh. Solo che l'altro però almeno e questo no. Questo è rimasto senza me. Adesso apriamo, il 20 di Vrochet e di delle decorazioni natalizie. Là, tu apri quello là. E allora è già sparso da qualche parte per casa. E il 20 di Vrochet invece è qui. Wow, cos'è? Questo è un profumo. Un profumo abbiamo trovato nel 20. Plain Soleil, non mette a fuoco. Adesso lo annuso e vi dico, Buono, sì, mi piace, mi metti il tappo? Molto buono questo profumo. Invece il 20 del calendario non sì, gliel'ho già detto che non c'è. E niente, quindi abbiamo finito. Adesso leviamo tutte le scatoline vuote perché mi danno noia. Così le buttiamo nella carta. E noi ci riaggiorniamo più tardi. Al sushi! Fallo. Andiamo a mangiare al sushi! Allora, come vi ha appena detto Sabrina, ci vedete in macchina perché stiamo andando a mangiare al sushi. Io e lei, la nostra uscita, cioè la cintura, sì. Madre e figlia. Però non è che faremo solo quello, ma andremo a fare la spesa. Così domani mattina con Pia andrò a fare delle altre cose. Ho altre cose da andare a fare, così almeno la spesa la facciamo stamattina, oggi, e domani posso fare altre cose. Ma prima dobbiamo andare a fare gasolio alla macchina, perché così almeno siamo tranquilli per tutto il mese, perché perché appunto bisogna per portarli, insomma. Questo qua l'abbiamo fatto mentre si stava da piedi. Niente, andiamo in un benzinaio che c'è qua vicino, dove costa un po' di meno e quindi rende di più. Ecco, sostanzialmente questo. E comunque vanno quasi tutti a farla lì perché appunto costando di meno, a meno che non è emergenza, 10 euro le metti nel benzinaio che c'è proprio in città, altrimenti vai questo qua che rimane un pochettino più fuori e basta. Quindi noi adesso andiamo e ci riaggiorniamo dopo quando siamo al ristorante. Ciao. Ma ferma, c'è Ralle. Who wouldn't go? Oh ho ho! Who wouldn't go up on the housetop? Tick tick tick! Down through the chimney with a tick tick. Thank you.
piene. Tantissimo. Io pienissime. Non tanto, io non tanto. Va. Siamo pienissime. Allora, eccomi a casa, eccoci, Sabrina è andata a fare i compiti che doveva finire matematica per domani e io invece sono qui per farvi vedere quello che abbiamo acquistato e che ci basterà, diciamo, più o meno fino dopo a Natale, anche fin dopo Santo Stefano, più o meno per una decina di giorni, ecco, siccome poi ci sono le feste e qui ci sono anche le cose per il menù di Natale. Certe cose non le ho trovate, quindi le andrò a prendere domani mattina insieme a Pia in altri supermercati. Questa qui è quello, è la spesa dell'Eurospin e adesso vi faccio vedere. Allora ho preso delle ali di pollo perché vorrei fare il brodo per fare la minestrina. Poi carne tritata, riso versatile, uno spazzolino per me, tonno naturale ne abbiamo prese 3 confezioni, trofie 2 confezioni, dolcetto mascarpone gorgonzola 3 confezioni, straccetti di soia, le cozze cilene, panciottini ne abbiamo prese 2 confezioni, poi ho preso una tinta per me, ho preso castano, mogano, rame, perché ho visto che ci sono un sacco di capelli bianchi, quindi vorrei coprirli prima di Natale per cercare di essere in ordine. Poi burgeroni, prosciutto cotto e mozzarella 4 confezioni, collana da 30 led d'albero, filetti di spinaci e formaggio, tronchetti di patata con zucca, sfoglia tonda fresca, 2 pesti fresco, 4 di panna, 3 peperoni rossi, 5 confezioni di hamburger di tacchino con rosmarino, una pappa per il micio al pollo, 2 buste di insalata mista, 2 preparati per risotto che io userò per gli spaghetti, confezione di nuggets di soia, una confezione di bottigliette d'acqua, 3 confezioni di uova fresche, 4 confezioni di parmigiano reggiano, 2 confezioni di spaghettini, 3 confezioni di ciseri, una confezione di crocchette per Olivia e 2 confezioni di spinaci porzionati. Metto via e vi faccio vedere il resto. E poi un pezzo di biancostato di bovino, sempre per il brodo di carne, per la minestrina, 3 peperoni, delle banane, un altro pacco di cappelletti, quelli allo stracotto, 2 confezioni di latte, un altro pacco di riso, olive verdi, olive nere, un pesto senza glutine, pappa per il cane al manzo, pappa per il cane al pollo, cetriolini e 2 di maionese, un pacco di salviette, un pacco di pomodori datterini, una confezione di contorno verde dell'orto, formaggini al parmigiano, vongole, 2 broccoli, credo, non sono sicura, bastoncini di surimi 3 confezioni, olio di semi di mais, limoni una rete, salmone norvegese affumicato, mandarini che ce n'è anche uno spiaccicato, arance e basta. C'è ancora un saccone di patate, ve lo faccio vedere che qua da 4 kg. Qui è tutta la spesa, adesso vi lascerò. Aspetta un attimo, in sovraimpressione il menù per la settimana che deve venire, tranne appunto la cena della vigilia, il pranzo di Natale e il pranzo di Santo Stefano, perché li vedrete poi in quei giorni mentre li preparo, vi porterò insieme a me. Comunque nella live vi ho già detto che cosa andremo a preparare e adesso vi lascio lo scontrino nell'Eurospin
e vado a sistemare questa roba, così poi guardo un attimino Pia e poi mi metto a preparare la cena, anche se stasera è una cena veramente molto sveglia. Allora, siamo, come avete visto, vi ho fatto vedere la spesa, adesso mi sto prendendo a preparare la cena, non ve la faccio vedere, ma solamente perché non sarà niente di stratosferico, cioè stasera mangiamo spinacine, cioè loro mangiano spinacine, poi hamburger Maurizio e Gabriele, io mi faccio un hamburger o una cotoletta o i nuggets così di soia. E poi insieme mangiamo insalata. E per stasera siamo a posto così, anche perché io e Sabrina oggi abbiamo mangiato tantissimo qui. E poi c'è la frutta, appunto, chi la vuole. Adesso mi metto a preparare il tavolo, faccio cuocere queste due o tre cosine e siamo a posto. E abbiamo finito. Ma prima di finire ci tenevo tantissimo a fare gli auguri a Pietro per i suoi 7 anni. Tantissimi auguri di buon compleanno da tutti noi, anche se ci sono niente, solo io. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Se così, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao!